subito, yeah. Ah, 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 sapete che hanno lungo si poteva fare. Signore e signori, dagli studi di Via Mestre in Milano, Maurizio Crozza! Hai messo in solida e freghi il fisco qua. Oh, 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 Panama, che posto esotico. Se poi ti trovano, dici di no. Brrr, ci ha messo il grammero. Guarda che non si fa. Putin c'aveva i rubli là. Quello ti sparerà. Arrebetta tutti i potenti a Panama. L'uomo del bancomat. A Cubera e a tutti noi che paghiamo qua. Quando ci vai a cantare. Ehi, Panama, c'hai il grano a Panama. Hai messo i soldi là e freghi il fisco qua. Oh, 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 Panama, che posto esotico. Se poi ti trovano, dici di no. Grazie. Grazie al corpo di ballo di Michela Muffato, al coro, alla Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone. Ciao popolo delle meraviglie, avete visto il Panama Papers? Così i VIP potenti del mondo hanno nascosto miliardi nei paradisi fiscali. È la più grande fuga di notizie nella storia della finanza. Popolo delle meraviglie, Panama Papers. Come lo possiamo definire Panama Papers? L'11 settembre del segreto bancario? Il ground zero delle fatture? Anche perché l'IVA lì era proprio zero. Dunque, allora, la settimana scorsa hanno hackerato uno studio famoso di commercialisti a Panama City, specializzato nel creare società offshore. Sono venuti fuori tutti i nomi dei loro clienti, sono più di 14.000 provenienti da 76 paesi diversi. Tra i clienti c'era di tutto, registi, attori, calciatori, re, primi ministri, dittatori vivi, dittatori morti. Almodovar, Jackie Chan, Messi, Mohamed VI, David Cameron, Putin, Gheddafi. Il più grande sputtanamento fiscale da quando hanno inventato i soldi, cazzo. E ve lo giuro, fra quelli che nascondevano i soldi a Panama c'erano anche i familiari di Mao Zedong. Ora, io non conosco perfettamente i caratteri cinesi, ma quella scritta lì in basso dovrebbe essere Liban, se non sbaglio. Il famoso libretto rosso probabilmente era il portatore, non lo so. Allora, no, raga. Nella lista di Panama c'è, ma sai, di tutto. Comunisti, capitalisti, pacifisti, guerrafondai, intellettuali, le posizioni umane e politiche fra le più distanti. Eppure sul fottere il fisco la pensavano tutti allo stesso modo. No, pensaci, eravamo ieri in ufficio e diciamo, cazzo, però il grano è come una livella, no? O grana. Sai che è? È una livella che rende tutti avidi, che unisce. Ma quello che ci impara sta storiella è che il ricco con le tasse ci patisce. C'è la presentatrice, il dittatore, o pilota assieme allo stilista, o re, o ministro, o grande calciatore. È il comunismo del commercialista. Silvano Belfiore. Scusa, scusa Totò. Ora, o per giustificarsi ognuno si è inventato una scusa, no?
chi dice che non ne sapeva niente, chi dice di essere stato truffato, chi parla di complotto internazionale. Il vero genio del dribbling, comunque, come sempre, è stato Lionel Messi, che ha detto: non guardo, io firmo quello che mi dice papà. Non guardo niente e firmo quello che dice papà. No, è meglio che lo faccia in italiano, perché sembro Bergoglio quando faccio l'argentino. Non è cosa... Scusate, resettiamo, però è argentino, io vedo gli argentini, li faccio tutti allo stesso modo. Vabbè, e sbaglio io. Io mi chiedo, ma cioè, io firmo, ma chi gliel'ha suggerito? Ma lo fa, cosa ha detto? Scusami, torna indietro un attimo. Ecco, non guardo, firmo quello che mi dice papà di firmare. Ma chi gliel'ha suggerita una scusa così? La Boschi? Cioè, no, tra l'altro, molti di quelli che hanno beccato hanno finto di essere stupiti. Beh, non è mica reato avere una società offshore. No, certo che no. Il punto però è, se non lo fai per evadere, allora perché nascondi i soldi all'estero? Cioè, no, veramente, non seriamente. E cos'è? Ti è più comodo il bancomat a Panama rispetto a quello sotto casa? Cioè, no, ma trovami un motivo. E te lo giuro, io ci credo. Non sono prevenuto, ve lo giuro. Ti piace prelevare i soldi in Bermuda? Non lo so. La banca a fine anno invece dell'agendina ti regala una tanica di pigna colada? Ditemelo. No, io... No, ragazzi, a parte gli scherzi, dai, ora, su. Cos'è che spinge a trasferire i tuoi soldi in Centro America dentro una società fantasma? No, perché io ci ho pensato. A me viene in mente solo l'evasione. Ma io sono scemo, io sono limitato, un'altra ragione ci sarà senz'altro. Comunque tranquilli, perché fino ad ora ho citato solo nomi di persone straniere, noi italiani non è che ci lasciamo scappare un'occasione così. La più grande frode fiscale della storia, non scherziamo, dai, per noi è Natale, che cazzo. Allora, gli italiani coinvolti sono circa 800. Sono 800 gli italiani coinvolti. I nomi stanno venendo fuori a poco, eh. Per il momento ci sono imprenditori, industriali, lo stilista Valentino, il pilota Jarno Trulli, Carlo Verdone. L'altro ieri in lista è comparsa anche lei. Ecco, Panama Papers, l'espresso, tra i nomi italiani spunta anche Barbara D'Urso. Ora, ditemi la verità. Avreste mai immaginato di vedere nella vita una lista di nomi che mette insieme Barbara D'Urso con la famiglia di Mao Zedong? Cioè, beh, lì, ma nemmeno nell'elenco di tutti i mammiferi del mondo ti aspetti di vederli insieme. Che dici, no, cazzo, ma no, sicuramente sarà un Mustelli della D'Urso, non è possibile, non può stare con cosa, no? La D'Urso però si difende, è un ungulato, sì. Ma anche i Mustelli non sono male. I marsupiali, l'ornitorinco. L'ornitorinco è un po' mammifero, un po' oviparo. Comunque, ma che cazzo ce ne frega? Stavamo facendo... si fa un bel fiore che fa le digressioni. Comunque, però... però la D'Urso si difende. I suoi legali hanno subito chiarito. Hanno detto che la D'Urso aveva aperto una società per fare un'operazione immobiliare, pare, in Costa Azzurra. Poi l'operazione non è andata a buon fine e la società è stata chiusa. Tutto bene. Tutto regolare. Ottimo. Operazione immobiliare, Costa Azzurra, tutto chiarito. Oh, bella anche la Costa Azzurra, eh? Scelta splendida. Però, io mi chiedo, ma scusate, se uno vuole comprarsi una casa in Costa Azzurra, che minchia gli serve aprire una società a Panama? Cioè, a parte che per andare a Mentone si passa da 20 miglia, non dal Nicaragua, no? Cosa aveva la D'Urso? No, perché, seriamente, problemi col navigatore. Cioè, obiettivamente, se io devo comprarmi... Scusate.
se io devo comprarmi una casa a Nizza, vado a Nizza, no? Tu mi direi, ma lì sei di Genova. E vabbè, ho capito. Vado lì e dico, bonjour, bonjour. Je suis un bilouquel. Che bello questo qui con giardinetto, mi piace. Ora vado a Genève e vi faccio il bonifico con la banca in Toise Saint-Paul. Cioè, porca di una paletta. Per comprarsi una casa, uno normale si fa un mutuo, non una società offshore a Panama. Cioè, il compromesso lo devi fare, ma non nel senso che ti devi compromettere tu. L'ho detta bene questa? Comunque, il nome che mi ha stupito di più in quella lista non è nemmeno quello della Dorso, è il suo. Luca Cordero di Montezemolo, e cosa volete che vi dica? È più forte di lui, non ce la fa proprio a stare fuori da una cosa. Se c'è una società da qualche parte nel mondo, lui ci deve essere. Magari non riuscirà a fare Roma 2024, ma Panama City 2016 gli è già venuta da Dio. Anche lui si difende, intendiamoci. Dice che prima di parlare deve guardare le carte. Certo, poteva guardarle anche prima di firmare, però. Regia, mentre io mi metto una parrucchetta offshore, me lo fai vedere il buon vecchio Luca Cordero sotto tono triste e sulla scrivania in difensiva? Grazie. Guardi, io preferisco parlare quando avrò una visione vera delle carte e della situazione. Quello che io posso dire è oggi, in questo momento, è solo una cosa, che né io né alcun membro della mia famiglia possiede alcuna società offshore, fermo restando, premesso che è così, che le società offshore non sono illegali, ma io non le possiedo. Nessun problema, ovviamente. Grazie. Non ho capito. Vediamo le carte. Buonasera Presidente Montezemolo. Buonasera. Buonasera. Se intanto, vuole approfittarne per fare un po' di chiarezza. Guardi, su questa... intanto vediamo le carte. Sì, sì, certo. Vediamo le carte. Intanto faccia un vediamo. Po' di chiarezza magari. Io guardi, sì. Devo dire la verità. Sì. Io ho un po' di amici sì. Che ce l'hanno. Ah, ecco, vede. Una volta mi hanno anche convinto a farlo, solo che mi è venuta una nausea. Aspetti, di cosa sta parlando? L'offshore, che vomitata, sì. Guardi. Avevo pezzi di tartine anche nei capelli sì, e lì ho detto, male. No, noi famiglia Montezemolo, sì, mai più sì. Offshore. Sì, ma no, quell'offshore lì, non sono guardiamo le carte. Sì, guardiamo le carte, però parliamo di conti all'estero, non barche. Conti vabbè, all'estero. Allora meglio, allora sono proprio tranquillo, guardi. Io non ho conti all'estero. Benissimo. Ne ho 11 a Milano, 28 a Roma e proprio un paio a Panama, ma all'estero proprio nessuno. No, scusate. Panama in America Centrale. Sì, boom, ecco. Come sì? Sì, Panama. Panama. Parlando Panama. Tutti. Ma Panama in America? Ma come no? Ma è in America Centrale. Ma no, Panama è quella città dove si fa il prosciutto di Panama. Su, ma no, dove... quella, ma cosa dice? Che si mette sul cracker, no, dai, per cortesia. No, quella è Parma. Parma. No, vabbè. Capita di confondersi, per carità, però quella è Parma, invece Panama. Ma si figuri. Ma come si figuri? Oh, Gesù, scusi un attimo, Giorgetto. Ma lasci stare, Giorgetto, non telefoni ma adesso. Ma sai che la tratta di Italo Milano-Panama forse è una puttanata? Certo. No, non so se sì. Può attraversare l'Atlantico. No, aspetta che glielo chiedo, no, Giorgetto. Lo so, gliel'ho detto anch'io, guardiamo le carte. Mi scusi. Ma... il treno va sott'acqua. No, non va sott'acqua, ha proprio sbagliato. Però allora... saluti Giorgetto. Allora, stiamo... ciao Giorgetto! Perfetto. No, perché parliamo di una cosa seria, eh. È serio, perché Panama Papers... Cosa c'è? No, stai bene. Parliamo sta benissimo, Presidente. Prima. Guardiamo le carte. No, parliamo... è una cosa seria. Panama Papers è uno scandalo mondiale... Cosa ho detto? Panama Papers. Panama Papers. Comunque, allora, negli elenchi compaiono migliaia di nomi. Lei, Putin, Cameron, no? Avrà tutta letto. Gente importante, gente sì, col grado, certo, no? Certo, questo, cioè, sì, sì. Marchionne c'è? Come? Cosa Marchionne c'è? Nell'elenco c'è? No, Marchionne io non l'ho letto, no. Che sfigato. Beh, ma adesso non è che sfigato. Lasci stare Marchionne, non... guardi... non deve andare a inzigare, non...
Già far parte di un club di miliardari, sì, che non comprende Marchione, già mi inorgoglisce molto, però guardi, bene, però ecco, guardiamo, sì, le carte. Guardiamo le carte, però a proposito, torniamo a parlare dei conti esteri, no? Dunque lei non usava i conti a Panama per aggirare le tasse, no? Lo vogliamo escludere questo? Le tasse, dico, lei non usava... Calma, Cosa c'è? Non parta subito con questi termini tecnici, la prego. Quali termini tecnici? Quali? Quella lì che ha detto. Le tasse, non è un... Le tasse. Non so, no, io adesso... Non sa cosa sono le tasse. Le tasse, le tasse. Allora, tanto lei sa... Lei cosa? Sa fare una gassa d'amante? Cos'è? No, non... Appunto, è un nodo utile in navigazione, lei lo conosce. No, non lo conosco, ma allora cosa c'entra? Mica faccio una colpa, no? Ma una ognuno cosa... ha le sue conoscenze. No, se vuole lo insegna a fare il nodo con le cime, e lei mi insegna questa cosa delle... Le tasse, ma le tasse... Così ci scambiamo le informazioni, però guardiamo le carte. Guardiamo le carte, allora le spiego, ma le tasse... Allora, una parte di quello che lei guadagna del suo lavoro lo deve dare allo Stato. Non può, non no, aspetti, questo prego, nome l'ho tu già sentito. Ma cosa, Stato? Ma sì, ma no? Di cognome come fa? Ma non è, ma sarà Stato italiano? Ah, lui, sì. Ma non sì, è lui? Sì. Non ricordo, lo sa, forse l'ho visto al matrimonio di Iachi. Ma non è una persona, lo Stato siamo noi, siamo tutti. Cioè, quindi lo Stato è quel gruppo di gente che mi ha rifilata l'Italia? Beh, in un certo senso. Ma io non sto già perdendo una barca di soldi con quegli aerei lì? Cos'altro vuole da me lo Stato? Altri soldi? No, perché adesso mi incazzo. No, stia calmo. No, guardiamo le carte. Allora, guardi, facciamo così. Sì. Se non sono d'accordo con la mia gestione delle finanze, che mi caccino pure, anzi, lo dico qui davanti a tutti, mi dimetto. Ma da cosa? Dallo Stato. Ma non può. Lo Stato non è un'azienda. E allora cos'è sto cazzo di Stato? Come lo dico, un'associazione. Io cosa devo fare? Me lo dica facile facile. Ma non devo dirglielo io. Compro prosciutto di Panama. Io chiamo il papà di Messi. Il papà di Messi, anche lei, ma perché? Perché io firmavo tutto quello che mi diceva il papà di Messi. Anche lei? Ma perché? No, non credo. Ma non è il papà di Messi che gestisce l'economia? No, no. Ma io a chi mi devo rivolgere, su? Non si arrabbi. C'è il papà di qualcuno che mi può dare una dritta? Non chieda, ma lei è Montezemolo. Abbiamo il numero della D'Urso, ma Emma. Ma non telefoni. Guarda non che telefoni qui sta succedendo un casino. Tu lo sapevi, questa cosa delle tasse. Ma lei magari sì. Tasse, Emma, è una cosa burocratica complicatissima. Sì. Comunque, per sicurezza, non comprare più prosciutto. Vabbè, senti. Guardi, glielo giuro, io non so niente. Ah, capito. Lei non sa niente di questa faccenda. No, non so niente di niente. Ma cosa dice? E questa no? È la mia linea difensiva, cioè? Io punto tutto sulla circonvenzione di incapace. Allora, io però la vedo un po' scoraggiato. Allora, cambiamo discorso. Guardiamo le carte, ecco. Guardiamo le carte, ma prima parliamo della sua più grande passione. Il prosciutto di Parma? No, non odiare credo. Odiare Marchionne? Questa la D'Urso? Ma no, parliamo di Ferrari, no? Finalmente è ripartito il campionato mondiale, l'ha visto. Mi rinfreschi la memoria. Sì, adesso... E cos'è la Ferrari? Dai, la Ferrari. Ah, su. Quella con la forma sgraziata. No, sì, non sì, ma sì, non sì, stia sì. Lì, la smetta. Io non sarà mica ancora dispiaciuto perché l'hanno mandata via. Dai, ecco. No, ma sembra un po' livoroso invece. Ecco. Ma dai, anzi, faccio un grande in bocca al lupo. Bravo. Ai ragazzi della scuderia. Bravissimo. Io non vedo l'ora di vedere in TV il prossimo Gran Premio, di godermi questo trionfo di questi motori che bruciano. Ma la smetta, non stia, è gufa, lei gufa. Ha ragione, no, io ho un grande rispetto per questa azienda, ecco, è lì che ho imparato l'impegno e la dedizione, bello. È un valore che mi ha insegnato il grande Enzo Ferrari. Certo, e cosa le diceva? Luca, levati dalle palle, che qui stiamo lavorando. Andrea Zalone. È strano questo interesse per Panama, Evidentemente in Italia è di moda il Centro America, no? Perché questa settimana sui giornali non c'è stato solo Panama, C'è stato anche tanto Guatemala. Guidi a gemelli, mollami, non mi puoi trattare come una sguattera del Guatemala. Ma perché del Guatemala? Che è il popco? Federica Guidi e Gianluca, lei ministro, lui industriale, belli, giovani, ricchi, fino a due giorni fa erano la coppia perfetta e ora sono diventati l'Olindo e Rosa della politica italiana. Allora, stanno uscendo fuori delle intercettazioni meravigliose, lei gli diceva, mi tratti come una sguattera del Guatemala, ti comporti come un sultano, io per te vengo, valgo meno di zero, io non sono cretina, Gianluca, le camicie, le cattiverie, tutto. E lui rispondeva... Ah, stiramo sta cazzo di camicia.
E presentami l'amministratore delegato di Shell, Total Tamoil. Diciamo che come coppia, una trasudava odio e l'altro traboccava petrolio. Obiettivamente, oltre che da un PM, questi due dovrebbero essere ascoltati anche da un terapista di coppia, e più escono intercettazioni e più viene la pelle d'oca. Mentre la Guidi era in conflitto con mezzo governo e dava del pezzo di merda al sottosegretario De Vincenti, il suo fidanzato pare così, che volesse ricattare il ministro Graziano Del Rio. Questa la ridico. Su Repubblica ho letto che pare che il fidanzato volesse ricattare Graziano Del Rio. Dossier e ricatti a Del Rio, così agiva il clan Gemelli. E meno male che la Guidi e Gemelli venivano da Confindustria, perché se pensa se fossero venuti dall'Andrangheta. Guarda un po' in questa intercettazione fresca di giornata, fammela vedere. Caso Guidi, l'ira dell'ex ministra contro Renzi si può attaccare al C. Cosa avrà voluto dire? La Guidi con Renzi si può attaccare al C. Al citofono? Al comma, si può attaccare al comma. No, forse voleva dire si può attaccare alla Costituzione. Certo, sei premier, per forza devi attaccarti alla Costituzione. Se non ti attacca alla Costituzione, dovevo attaccarti al cazzo. Allora, tra l'altro, Gianluca Gemelli, il compagno, sai quello che chiedeva, esatto, i favori alla ministra, quello che pare organizzasse ricatti, quello indagato in un'inchiesta per lo smaltimento dei rifiuti di una grande, di una centrale dell'ENI, guarda cosa scriveva su Twitter. Ecco, se la prendeva coi politici lui, guarda qua, A tutti i politici, è assurdo. Il governo ha carta bianca per tartassare i cittadini, ma non può abbassare gli stipendi dei parlamentari, buffoni. Ai politici, se non adeguate i vostri stipendi a quelli europei, non potete permettervi di chiedere sacrifici, la gente è stanca di voi. È come se Donald Trump dicesse ad Aldo Biscardi che si pettina di merda. Cioè, no, ma io... Ma io mi domando, cosa ci fa gente così intorno al governo? Fatemi capire, Renzi ha rottamato gente come Bersani per metterci la Guidi. Certo, anche Bersani aveva parenti nel ramo degli idrocarburi, il papà aveva una pompa di benzina a bettola. Però non chiedeva a favore al governo, al massimo chiedeva acqua e olio, è tutto a posto, ragazzi. Ma, scusate, questo per Renzi non doveva essere il governo della volta buona? Non sarà che questo è più il governo del magari la prossima volta? Si è un po' incrinato il ragazzo, L'immagine del vincente si è un po' appannata, diciamo. La verità è che la sua narrazione non regge più. Lui non è più il giovane rottamatore amico di Baricco. Cazzo, ora sembra più un vecchio democristiano amico di Forlani. Anche sulla RAI aveva promesso di rivoluzionare tutto, ve lo ricordate? Nuovo CDA, nuove nomine, nuovi direttori. Il suo slogan era «Via la politica dalla RAI». Ecco, dopo 2 anni di governo la politica c'è ancora, però in compenso è arrivata anche la mafia. Il figlio di Rina a Porta e bufera sulla RAI. Ecco, diciamo che mercoledì sera nella RAI di Viale Mazzini il cavallo ha temuto molto per la sua testa. In realtà, come testa adesso rischia più quella di Vespa. Ci sono incazzati tutti con lui, no? Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, la Presidente della RAI. Solo Carlo Freccero l'ha difeso. Rina Junior a Porta, Freccero, Vespa, non ha sbagliato, lo capisco, per noi la TV è come una droga. Buonasera, benvenuti. Benvenuti a questa trasmissione dove faccio servizio pubblico. E ieri ho parlato di dieta zona, oggi ho fatto 2 chiacchiere in amicizia col figlio di Totò Riina. Domani ho in programma l'intervista con il nipote di Hitler. Parleremo molto di acquarelli, baffetti strani, certo poi al nipote di Hitler farà anche delle domande scomode, molto scomode, per esempio, chiederemo che dieta faceva il nonno quando sterminava tutti. Bellissimo, naturalmente. Alto, basso. Voglio portare Hitler su Rai 1.
Sì, lo voglio. È una droga. La televisione è una droga. Voglio portare anche la droga su Rai 1. Povero Renzi. Ora, io dico, il suo governo... Oh, salutiamo Freccero, che è un mio amico. Io lo adoro Freccero. Solo che è un filosofo, un professore filosofo oltre, no? Sempre in controtendenza. Naturalmente, una droga. Ha ragione, un po' una droga. Il suo governo perde i pezzi a Napoli. Due giorni fa gli hanno tirato le pietre, i mafiosi vanno in Rai e lui è sempre più solo. No, non è vero, sono ingiusto. Lui non è solo. Regia, puoi allargare, per favore? Renzi e Boschi indivisibili ormai sono una coppia indissolubile. Sono come Togliatti e Nil De Jotti, Garibaldi e Anita, Wes e Dorighez. Dove va uno va l'altro. Appena qualcuno osa dire qualcosa su di lei, lui si avventa come un puma che difende i suoi cuccioli. La protegge sempre. Renzi, se potesse, pur di non farla soffrire, si metterebbe lui tacco 12 al suo posto. Questa settimana qualcuno ha cercato di coinvolgere la Boschi nel caso Guidi. E guardate lui com'è scattato. La Boschi non c'entra. La responsabilità è mia. Come potremmo riassumere una tipica giornata da premier di Renzi? Per metà del tempo difende la Boschi e per l'altra metà sta su Facebook. Se solo riuscisse, cazzarola, ad ottimizzare la sua giornata, difenderebbe la Boschi su Facebook. E gli avanzerebbe anche un po' di tempo per mandare avanti il paese. Ma non si può avere tutto. Voi l'avete mai visto? L'hashtag Matteo risponde? È una rubrica simpaticissima che lui ha sulla pagina Facebook, nella quale di persona risponde amabilmente a dei troll che lo mandano a cagare. Parlare gli italiani dal computer è una bellissima idea, è anche un modo astuto per evitare di farsi tirare delle pietre. Se sei al computer, eviti le pietre. L'ultimo Matteo risponde, c'è stato martedì, ora ve lo faccio vedere, intanto io vado un attimo di là a connettermi su Facebook un minuto e ci diventiamo, sì. Buon pomeriggio a tutti, ci siamo? Possiamo partire? Riparte il Matteo risponde dopo qualche mese, spero che tutto sia operativo. Devo dare l'aggiorna pagina, mi sembra una cosa abbastanza intelligente, giusto? Ah no, questa era carina, dice, ti sei montato la testa e neanche ci ascolti, volevo rispondergli a questo, ma mi è scappato, come si fa a rispondergli? Vabbè, ormai l'ho perso. Perché la sinistra del Partito Democratico vuole tornare a fare opposizione? Francesco Pio Pepicello, questo è un po' complicato da rispondere. Alberto Torrini, la Fiorentina! Questo invece, purtroppo abbiamo fatto un mese di marzo che non è stato il mese migliore in assoluto. Andiamo su Twitter, dai, che se no facciamo soltanto Facebook. Insopportabile, ormai è un appuntamento fisso dei miei Matteo risponde. Massimo Corvino, hai il telefono spento, non mentire. Massimo, se sei così intelligente chiamami, se sei così convinto vedrai che è acceso, anzi però metto il vibrino perché non vorrei beccarlo. Vorrei anche ringraziare tutti i tanti trolls e fakes che su Twitter e su Facebook stanno la giornata a insultare e a offendere. Io penso che la vostra vita sia davvero drammatica. Ho fatto una legge ed è cambiato. Sì. Allora? È un reato sbloccare le opere pubbliche ferme? Bene, sono colpevole di questo reato. Venite? Dai, sono qui. Dov'è il problema? Chiaro? Tutto il resto è noia. Come diceva il poeta... Buon pomeriggio. Leopardi, naturalmente. Presidente. Eccoci qua. Oh, perfetto. Siamo in onda? Possiamo andare? Può andare, credo Sì. Si sente il microfono? Non lo so. Funziona? Non lo so. Facciamo una prova? Provo il microfono? Sì. Uno, due... La Boschi è innocente, ripeto, uno e due la Boschi è innocente. Ma che prove fa? Cos'è? Una frase a cazzo, tipo, sa che la Boschi è innocente, sa, la smetta, sa. Ma per sa favore, Boschi... ma non usi bene, anche questo. Ringrazio a tutti. Sì. Sì. Ringrazio tutti perché l'intero pianeta guarda col fiato sospeso Matteo risponde. Vabbè, adesso tutto il pianeta. No, incredibile, persino al Baghdadi. Vabbè. Ma cosa dici? Ha dato il pomeriggio libero ai suoi per vedermi. Ma non credo, guarda, non esageri. Però, scusi, non sarebbe più adeguato, non so, parlare con un giornalista? L'immagine di un giornalista che fa le domande al politico è un retaggio del passato. Sicuro, Al massimo va bene per il figlio del capo della mafia che deve promuovere il suo libro. No, infatti, guardi che non è... Io vorrei sapere chi ce li ha messi di Campo dall'Orto e la Maggione. Chi ce li ha messi?
Appunto, si è dato una risposta. È su Facebook. Un presidente del consiglio amato, sì, come me, sì, che non ha niente da nascondere, ci mette. Cosa? La faccia, abbiamo capito. Ecco, però, male. Perché non ha voluto incontrare i dimostranti di Bagnoli e si è pure rifiutato di recarsi a Matera? La vuole. Rubrica, mi dispiace, Matteo risponda a una voce invisibile, è rimandata la prossima settimana. No, vediamo subito le prime, assolutamente, vediamo subito le prime domande. Sì. Ma Cosa c'è? Non riesco a seguire il flusso. Ah, ce ne sono tante. Abbiamo 1 milione di visualizzazioni nei primi 2 minuti. Mamma mia. Sì, tante. Quanto mi diverto io a chattare e twittare. Sì, si vede, sì. Se penso che a quest'ora potevo essere in una riunione con Padoan a parlare del debito pubblico, pensi che due coglioni. No, perché quello sarebbe il suo lavoro, Bene, il mio lavoro abbassare il grande debito pubblico, ma alzare il mio credito presso il grande pubblico. Vabbè. Mettiamo un selfino su Instagram. Vabbè, se vuole, sì. Eccolo qua. Questo vale più di 1000 provvedimenti, perché la gente questo chiede. No, non credo che chieda questo, non credo. No, infatti mi chiedono della Fiorentina. Qualche tempo per la Fiorentina a marzo non è stato un buon mese, come invece è stato per il PIL, che continua a crescere. È sicuro? A questo proposito, con i gufi e con chi mi critica, mantengo alto il fair play. Bravo. L'ha appena detto. No, allora, io voglio dire una cosa, 1 milione... Sì. Vabbè. Cosa c'è? 1 milione e 700.000 visualizzazioni. Vabbè, sono tante, però... Ora io voglio avvisare tutte le agenzie di stampa che ho appena battuto come contatti il signor Frank Matano. Ma chi se ne... Ma non è una notizia, non lasci stare gli altri star. Guardi del che web. Quando andrò dalla Merkel e gli farò vedere che ho più follower io di Favij. Ma chi se ne frega? Quella si prende a sue spese tutti i nostri immigrati fino alla sesta generazione. Ma no, guarda... Favij? No, stia buono. Vabbè, scherzare. Ecco, bene, veniamo alle domande. Non mi sottraggo, rispondo anche a quelle più scomode, senza filtri. Vediamo Bravissimo. Questo. Ecco. Renzi torna a casa. Bene. Vabbè, ci sono anche... Non ti ha votato nessuno. Ottimo. Vabbè. Poi c'è quest'altro, stai distruggendo la sinistra. Perfetto. Però c'è... No, questo no. Questo è cosa troppo. Non si può scendere questo così in basso. No, ma lo legga. Cosa legga? Mi hanno spoilerato la puntata finale di Walking Dead. Non è un tema. Questo è terrorismo politico nei miei confronti, signori miei. Questo sì. Non credo. Ma qualcosa che non sia un insulto c'è, ci sarà. Sì, è pieno. È pieno. Ne prendo uno a caso. Uno a caso, vada. Debora @serracchia.ni. No, non è a caso, quella è la Serracchiani. No, c'è la foto di un vaso nel profilo. Ma cosa? Non vuol dire niente. Caro Matteo, non pensi che dopo le tue riforme gli italiani siano diventati troppo felici? Certo. Cara Debora, mi metto in difficoltà, infatti per questo suscitiamo invidia degli altri paesi. Perché non so se hai visto il re di Norvegia, non mi ha neanche dato la mano, stava rosicando quel Ma caffone. Non è, non Eccone credo. Un'altra. Oh, un'altra caso? Viene da ma@dia.gov. C'è la Madia quella. Ci sono due piedini nel... Non credo, sono due piedini... Ma non guardi la foto, e c'è scritto... Matteo, non credi che i giudici della Procura di Potenza sia solo un covo di serpi rancorose? Vabbè, ma questo... Sì, Marianne... Volevo dire, ignoto utente di internet... No, non è ignota, è Marianna. Ho il massimo rispetto per la magistratura e voglio rispondere così. Come? Cara Procura di Potenza, io sono qui a dire che se amare il proprio paese è un reato... Ebbene sì, sono colpevole. Se avere a cuore i propri concittadini è condannabile, datemi l'ergastolo. Se rilanciare l'economia è da punire, serrate le catene. Se intrallazzare con le lobby dei petrolieri è da denuncia. Ok, parliamone un attimo perché non arrivo a una conclusione affrettata. Ma perché? Allora... Ma scusi, ma... Leggiamo un paio di ultime domandine. Veloce, che sì. Perché non parli della Boschi? Certo. Hai fatto di mettere la Guidi, ma non la Boschi. Il padre della Boschi è indagato e tu fai finta di niente. Basta, Facebook è un po' morto. Andiamo su Twitter. Andiamo su Twitter. Tu proteggi sempre la Boschi, Boschi a casa no? Perché la difendi, la Boschi a casa. Twitter però, sa cos'è? Che ormai è solo per giornalisti rancorosi. Ma risponda però. Gli artisti stanno su Instagram. Vada su Instagram. Foto della Boschi a casa, foto della Boschi a casa, WhatsApp, la Boschi a casa, la Boschi a casa. Cosa fa? Basta.
Che c'è? Matteo, vuoi che mi dimetta? No, Maria Elena. Io ti difendo sempre, anche se non lo sai. L'ho detto anche ai PM. Sentite me, semmai. Cosa fa? Tu sei Ginevra, io sono il tuo Lancilotto. Ma cosa anche fa? Se lui era figo, io sono un Barilotto. Forza, fattevi sotto. Tu sei la mia fatina, tutto riformerai. Ti vorrò bene sempre, quasi come a Carrai. Se caschi tu anch'io, crollerò poco dopo. E quei bastardi cattivi vorranno andare al voto. Però io ti proteggo dai giudici e dai giornali. E di padri che fanno bancarotta su cose normali. Puoi fidarti, sai di me. Che se al massimo arriva Bertini lo faremo in tre. Sarà un gol benissimo. Solo i nostri due cuori senza oppositori e te. Io vorrei soltanto che qualcuno creda che abbassiamo le tasse. Non è vero, ma così frecchiamo un po' le masse. E voglio un casa via la minoranza di Bersani. A costo di stracciarli io con queste mie due mani. Buongiorno, signorina, mi scusi, ma la moto non può stare qui, devo farle la multa. L'ho voluta io qui, la faccia a me la multa. Sì, ma è intestata alla signorina. Sono io la signorina. Ora ti hanno attaccato, causa dei petrolieri. Sti gufi maledetti, noi li faremo neri. A cosa può servire una costituzione? Tanto bastiamo noi a fare una nazione. Questa specie di democrazia della lobby toscana, costruita su base spaziali con chi fa la grana. E Marchionne dice che... Dice, brave ragazze, state piacendo anche a me, no? Well. Sarà un benissimo, senza più segnatori e con gli adulatori che cantano lodi per te. Io vorrei soltanto che il governo Ratti colpo non crollasse, in modo da sembrare quasi un premier fuori classe. E voglio riformare la giustizia e le pensioni prima che gli italiani dicano noi non siamo coglioni. Prima che gli italiani ci cacciano a calzoni. Abbiamo deciso di fare una valorizzazione straordinaria della Reggia di Caserta e quest'anno per la prima volta, l'ho deciso io, investiremo 2 milioni di euro per avere una stagione lirica davanti alla Reggia di Caserta. Quest'anno partiremo con l'Aida, con Nabucco, con alcuni eventi di musica operistica diretti da Antonio Pappano. Faremo delle cose al livello più alto di professionalità del mondo davanti alla Reggia di Caserta. Avevamo candidato, chiedo scusa, già Giachetti e Morassut, mica un Brad Pitt e Raul Bova. Qualcuno si è meravigliato del calo dei partecipanti al voto a Roma, 40.000 votanti a Roma. Io mi sono meravigliato dei presenti, 40.000 cirenei. Buonasera, Presidente De Luca. Cirenei. Sì, non ho sentito. 40.000 cirenei. Sì, sì. Senta. Da quanto non si sentiva la parola cireneo? E da un po', sì, sì. Ne vuole un altro paio di parole così? Allo glotto. Eh?
eristico. Beh, belle, sì, sì. Doccia. Vabbè, doccia non è una parola incomprensibile, eh. Per lei? Vabbè, ma non per i giudici della procura di Salerno, i quali sono soliti lavarsi strofinandosi sulla pelle nuda delle alghe del golf. Vabbè, lasci stare, non... Sti negletti. Ecco, vabbè. Eccone un'altra. Un'altra, va bene. No, però a proposito della procura di Salerno, lei dunque ha chiesto il suo rinvio a giudizio per falso in atto pubblico. Ecco, ricordiamo al pubblico che la vicenda riguarda la variante al progetto di Piazza della Libertà. Ricordiamo al pubblico, sì, che la cosiddetta procura sedicente di presunta Salerno, vabbè, è di idiotrofa. Vabbè, ma anche se non ci dà tutte ste... Lei sa cosa vuol dire idiotrofa? No, non lo so, confesso. Per idiotrofia si intende, sì, l'usanza di cibarsi degli appartenenti alla propria specie. Vabbè, ma restiamo in ambito... Lei non sa che il sabato e la domenica nella procura di Salerno si allestiscono barbecue... su cui i giudici più anziani si sdraiano nudi, no, con sfarsi d'olio per sfarmare i propri colleghi più giovani. Ma la, non lasci e lei mi parla di questa procuretta, sì, col sorrisetto sulle carte da bollo. Sì, ma stia sulla questa gomma da masticare dell'esistenza attaccata sulla capigliatura della vita. Bevo. Sì, vero. Beva. No, però cosa se potesse... ne vogliono sapere loro di Piazza della Libertà? Vabbè, adesso c'è un e di quello che è diventata grazie al sottoscritto. Vabbè, immagino... Prima di me a Salerno non solo non c'era la piazza, ma non c'era neanche la libertà in quanto concetto esistenziale. Ma non cominci, come lei non ha idea di cos'era Salerno senza libertà né di azione né di pensiero. Ma non è possibile. Per pensare una cosa bisognava fare domanda in carta bollata al comune. Ma guardi, ma... Non sapevano come pensare. Alcuni salernitani che facevano continui pensieri audaci sulla procace cognata hanno dilapidato il patrimonio in marche da bollo. Ma no, ma dai, la prego. La prego. Si ammazzavano di marche da bollo. La RAI realizzava una visione del medico in famiglia appositamente per Salerno senza nonno libero. Per dire, no, però torniamo al suo intervento alla direzione nazionale del PD, che ha fatto molto discutere. Il mio intervento? Sì, il suo intervento. Interventuccio. Vabbè, sì, comunque. Interventì. Beh, no. Giuste due parole improvvisate. Vabbè, sono faccio il modesto perché non... Interventuccio, che però mi è stato detto, io a queste cose non ci vado, abbia avuto un successo discreto. Sì, no. Addirittura notizia che se ne voglia fare un libro, poi un film, poi un musical, vabbè, e fino a un gioco di società sulla Play, detta Station. Ma vabbè, esagera. Però, ecco, restiamo sul tema del PD. P. Detto D. PD. Per PD, gli amici degli anagrammi DP. Va bene, sì, PD. Non vorrei che la base di certe operazioni nostalgia, più che problemi politici, fossero problemi prostatici. Sì, va bene. Problemi prostatici che voglio sottolinearlo in campagna. Ha portato lei. No, Bassolino. Ah. Io ho portato il proctologo. Va bene. Però, senta, parliamo invece degli scontri tra manifestanti anti-Renzi e polizia che ci sono stati a Bagnoli, no? Manifestanti detti squatter, conosciuti anche come contestatori. Esattamente. La polizia ha usato gli idranti e quelli hanno preso shampoo e bagno schiuma e si sono fatti la doccia coi soldi pubblici. Ma no, si sono fatti la doccia. Stenutri e su due zampe, una vergogna. Perché lei non avrebbe usato gli idranti? Bastava fare come a Singapore. Cioè? Che chi manifesta lo obbligano a fare la raccolta differenziata. Vabbè, è una cosa normale. Ma in qualità di cassonetto però. Cioè? Si inizia con l'umido, ma i recidivi tocca il vetro. Ma no. E lei no, credo possa immaginare da dove infilano le bottiglie. No, lasci sta, lasci e sappia che a Singapore in casa si beve con le damigiane. Ecco, va bene, abbiamo capito. Però, senta, lei ha detto che uno degli obiettivi della sua regione è portare in estate la grande lirica alla Reggia di Caserta, trasformandola in un'arena di Verona del Sud. Arena. Arena di Verona. Sì, l'arena di Verona. Un colosseo di serie B. Vabbè, un palasport senza neanche un tettuccio sulla testa. Non è un palasport. Nulla in confronto alla maestosità della Reggia di Caserta. Sì, la Reggia di Caserta ci hanno girato guerre stellari. All'Arena di Verona, al massimo ci possono girare all'Arena di Giletti. Ma purtroppo anche la Reggia di Caserta ha i suoi problemucci. Sì, in effetti abbiamo letto, no? Problemi con i lavoratori, gli abusivi. Ma no, quelle sono piccolezze, robette, cincinscaglie. Il problema vero è che la meraviglia del luogo è tale che Madama Butterfly, alla fine dell'opera, non vorrà più suicidarsi. No, non è incredibile. Diretta dal maestro Pappo.
Pappano. Vabbè, io già me la immagino questa geisha giapponese, sì, intenta ore e ore a commentare, cantando gli stucchi e le fioriere della Reggia. È bella, col ma non pubblico credo. Che rumoreggia e dice: sta cazzo di giapponese non vuole morire. Ma non credo. Toccherà non... abbatterla, tanto che l'opera. Andrea Zalone, bevo. Devo dire che De Luca rinviato a giudizio non è nemmeno sta gran notizia, no? Ma sì, un processo in più, un processo in meno, dai ragazzi. È abituato lui, siamo abituati noi. Un rinvio a giudizio in questo paese ormai non lo neghia nessuno. È come un video di Rihanna che mostra le chiappe. Vediamo ancora il video. Fosse in tailleur, capirei. Ma ormai siamo talmente assuefatti all'illegalità. Non ci stupisce più niente. Guarda sto titolo, ora guarda sto titolo. Cantone Sanità scorribanda, delinquenti di ogni risma. Scorribanda di delinquenti di ogni risma, ha detto. Delinquenti di ogni risma. Cioè, delinquenti di ogni risma, cazzo, ti aspetti di trovarli in un bar di Caracas quando danno i ciupiti di tequila. Non al fate bene fratelli quando danno i referti della TAC, porca puttana. In qualsiasi altro paese, cazzo, dai, siamo arrivati. Se il capo dell'anticorruzione dice una cosa del genere, si ferma tutto, mettono il paese in quarantena, passano con i canadieri a spruzzare il disinfettante sulle ASL. E invece da noi non succede niente. Il commento più indignato è: vabbè, dai, rimetti un po' il culo di Rihanna. Cioè, la sanità in Italia costa 110 miliardi, ok? Per Cantone se ne bruciano 23,6 per gli sprechi, l'inefficienza e la corruzione. Ripensandoci è assurdo, io non ci credo. Non ci credo, no? Perché per anni ho sentito fior di esperti dire che in alcune parti d'Italia la sanità è un'eccellenza. Come quali esperti? Lui allora cos'è? Sarà un esperto? È un esperto di ogni risma? Formigoni, il celeste? È in corso il processo Maugeri sulla sanità lombarda. Lui è accusato, di associazione a delinquere e corruzione. Processo Maugeri, il PM Formigoni corrotto, D'Accò collettore delle tangenti, CL fondamentale per il gruppo criminale. C'è l'ansia, vedete? Allora, i PM dicono che tra ville, yacht e vacanze, io non ci credo, si sarebbe imbertato 8 milioni di euro. Ma io non ci credo. 8 milioni? Sono pochi, mi sembrano pochini. Io sto scherzando, ci mancherebbe. Lui ha sempre detto che quelli erano solo regali fra amici, regalie, e io non ho nessun motivo per dubitarne. Veramente a me il massimo che mi hanno mai regalato i miei amici è stata una figurina di merda bisvalida di Vierkovod quando ho compiuto 16 anni. No, Vierkovod era un grande, ma forse ero io che avevo amici stronzi. Comunque, io devo stare attento a parlare di Formigoni, perché con lui si è sempre a rischio querela. Dunque, in questo paese lui ha già querelato tutti. La Repubblica, Il Fatto, Peter Gomez, L'Espresso, la Gabanelli, Gianni Barbacetto, editorialista del Fatto, che ha già ricevuto da Formigoni 14 querele, che è qua. Scusate, un applauso a Barbacetto. Ecco, 14 querele, vero? Ok. No, perché a questo punto è stalking, non è nemmeno una querela. Ormai Barbacetto vive lì nascosto, è passato alla latitanza, no, ha paura di riceverne altre. Formigoni, le semplifico la vita. Questa sera Barbacetto è qui, è nascosto qui. Se si sbriga ad arrivare la 15ª querela, gliela può consegnare a brevi mano. Va detto che ogni tanto, però, le querele che fa Formigoni, ahimè, gli si ritorcono contro. Per esempio, ne aveva fatta una contro il Partito Radicale, è stato condannato in primo grado lui, Formigoni, a pagare 50.000 euro. Ma lui tanto mica li paga. Come fa? È nulla tenente. Tutti i suoi conti sono vuoti. Fammi vedere. Formigoni, conti vuoti e nervi tesi. Aggredisce l'inviato delle Iene. Non paga, però è nervoso lo stesso. E non gli bastano più nemmeno le querele, ora è passato direttamente alle punizioni corporali, non so se l'avete visto.
Per lui ormai CL sta per contusione e lussazione. Allora, no, non è nemmeno più un caso isolato, sbrocca ogni giorno. L'altro ieri al Tribunale di Milano tutti i giornalisti gli sono andati incontro per fargli delle domande, no? E lui gli ha detto: disperdetevi perché sennò vi asfalto. Ora ragazzi, guardatevi questo filmato. Io faccio un corso accelerato di lotta libera e torno. Vai! Chi ve l'ha contratto? I radicali? E voi credete ai radicali? Auguri. No, no, che mi togli il microfono, non mi togli. Lei deve essere più agile, capisci? Ma lei vuole una denuncia per rissa? No, rissa, no, no, io sono prendendo il mio gelato, eccolo qua. No, vai al senatore! Sei irregolare con il scorretto! Non mi sta trafiggendo col gelato! Ammazza queste foto, senatore! Ciao, forza! Attenzione, no, non lo fanno danni. Le conviene mollare. Le conviene 50.000 euro da che mestieri infame le fanno fare. Non mi frega niente. È una sfida all'ok Corral. Però, sì, no, no, io dico gli interessi. Preparatevi anche di meglio dal punto di vista atletico. Perché, voglio dire, siamo venuti qui camminando e hanno il fiatone. Hanno metà dell'età mia e non riesce a prendere la cosa. Questo si ammette. Ciao, bello, dai. Fa bravo. Fa bravo. Che non vi parlo. Devo dirlo in arabo, in inglese, in francese, in tedesco, in latino, in greco. Presidente Formigoni. Mio avvocato, sì, disperdetevi perché se no vi asfalto. Formigoni, a proposito del processo Maugeri. Alza il piede, Formigoni! No, sei poco reattivo, figlio mio, però, Lei è accusato di associazione a delinquere. Mi piace, e perché ha i riflessi lenti la signorina? Ma perché non paghi i radicali? Sì, sveglia. Ma c'è stata una sentenza esecutiva di primo grado. Lei gli dovrebbe 50.000 euro. Aia, occhio, aia. Perché le deve far male? Perché? Perché non smette? Perché è lento, è lento. Invece di continuare a fare querele, perché non risponde alle domande? No, aia, fa male, mi sta facendo... No, mi fa male. No, non glielo do. È fuori forma. Ma lei deve... Ha fatto due passi a Gianfiatone. Deve lavorare di più sulla aerobica. Le consiglio dello spinning. Senta, invece di farmi del... Ma aia, perché non risponde alle domande? Risponde alle domande, mi fa male. Comunque fa male così, Parle del male. Calma. Si tira su, va bene. Sì, sta bene. Le do un'altra possibilità. Respiriamo. Sono calmo. Grazie. Stia solo attento a non sbagliare. Allora, secondo i PM del processo Maugeri. L'aveva avvertita, aveva solo una possibilità. Va bene, comunque risponda. Sì, infatti, secondo i PM del processo Maugeri, lei sarebbe stato corrotto dal faccendiere Pierangelo Dacò. Attraverso un vortice di società offshore. Esatto. Ma perché le fa male? Ma no, che male. Ma no, le stavo solo facendo notare che delle società offshore ne avete già parlato nel primo blocco. Ma non è un problema suo questo. Perché se fa una puntata monotematica sulle società offshore potrebbe incazzarsi Crozza. Vabbè, che è una testa di cazzo, ma no, dico. Comunque lo conosco, va è benissimo, va bene, però bene. Io non so se le conviene continuare a querelare sempre tutti, infatti, quella querela di Cari l'ha persa e ora deve pagare 50.000 euro. No. Sappiate che se vinco quella col fatto e quella con l'espresso e poi ne faccio 5 a Gomez, anche se ne perdo 3 con Barbacetto. Sì, e qua è tra... Brutto figlio. Va tutto bene. Dicevo, poi rilancio sulla gabbana. Lasci stare Barbacetto. Mi rifaccio la grande, vado sopra di 2.000, capite? Il gioco è così, bisogna saper rilanciare al momento giusto. Quindi per lei le querelle sono un'ossessione, un po' come il gioco d'azzardo. Posso smettere quando voglio, sa? Vabbè, ma allora scusi, io lo faccio. Faccio la querela della mia vita. Ma cosa sta dicendo? E poi smetto.
Les gens sont faits, rien ne va plus. Vada via il cul. Va bene. No, ma l'occhio, malato, poverino, poverino. La per me è diventata un'attività quotidiana come la pappa reale. Io la mattina, doccia, caffettine, querele, reparto di slancio. Ma no, ma... Mi scusi, ma quante querele ha in corso? 8202. Quante? Ma è assurdo. 8203. Ma perché? Ha detto che sono assurdo. Ma dai, non è vero. 8204. Ma perché? Ora mi ha dato del bugiardo. Il mio microfono. Dai, no, mi ridia il microfono. Faccia bravo. Calma, calma. Faccia bravo. Voglio fare un upgrade a questo microfono. Ma perché glielo ridia? State calmi e nessuno si farà male più del necessario. Ma ci mancherebbe, sì. Ma ce l'ha preso il microfono. Stiamo calmi. Cosa fa? No, no, no. Là. No. Ma è fortissimo, eh. Ma cosa fa? La prega. È un boomerang, può tornare. Lei fa la domanda, anche allontano lo tira, quello risponde e ritorna al volo. No, però lei me l'ha rotta, adesso me lo deve rimborsare. Lo posso parlare? Bene, lo farei, ma sono a zero, non ho una lira, ho i conti a zero. Ma come fa a non avere rimborso? Sono poverissimo. Ma no, no. Rispetto a me San Francesco era Abramovic. Ma no, la parte che lasci stare. Tra l'altro, per la Bibbia discendiamo tutti dalla stirpe di Abramovic. Sì, però i 20.000 euro al mese che riceve come stipendio da parlamentare? Parliamo dei 20.000. No, perché quelli non sono pignorabili. Quei 20.000 euro non può prendermeli nessuno, nemmeno Gesù Cristo. Sì, stia buono. Con tutto il rispetto che ho per i 20.000 euro. Ah, 20.000, però se guadagna 20.000 euro al mese, i soldi sul conto ci sono. Bene, scusi. Lo penserei anch'io. Certo. Ma li spendo tutti. Ma come fa a spenderli tutti? Arriverà fino al mese che ne avrà spesi 5.000, ma 15.000 come fa? No, perché passo il fine mese all'Apple Store, ho già 940 iPad, li uso come tettoia in terrazzo. Ma no, ma lei è un violento, Formigoni. Ma quelli delle iene, Formigoni. Ma lei è nervoso. Sta perdendo anche tutte le cause. Ce la conviene. Che poi non ci crede nessuno. Formigoni. Mi sa che come politico è finito. Finito. Ora vi devo asfaltare. Avevo detto che vi avrei asfaltato, ma voi no, cocciuti, va bene, rimanete cocciuti, perché? Vi abbiamo messo ieri sera a bagno l'anacardo, che dà la struttura al nostro formaggio, insieme alla macadamia. Guarda che bello. Per innescare questo processo di fermentazione abbiamo bisogno appunto di uno starter. Queste sono pillole. Queste sono pillole che fanno bene al pancino. Invece noi le utilizziamo per innescare questo sono processo. Sono probiotici, immagino. Sono dei fermenti lattici, non hanno latte, ovviamente. Sono fermenti lattici vegani, completamente vegetali. Non voglio, per favore, Nick, non voglio sfere perfette. Deve essere... un po' naif. Questo è l'Africa, quindi lo facciamo toccare con il sesamo. Il sesamo, abbiamo detto Africa, la nocciola è un po' l'Europa, il Piemonte, abbiamo la macadamia che simboleggia l'Australia e macchiamo i nostri formaggini con dell'olio. Questo è un piatto molto divertente ed è un classico piatto crudista che è fatto anche in maniera creativa. Buonasera. Buonasera chef Germi di Soia.
ricordiamo, cuoco vegano, ayurvedico. Ormai possiamo dirle un po' lei il punto di riferimento di... Ancora? Di... C'è gente. Scusi. Chef. Non farmi fare brutte figure, chef, grazie. Chef. Chef. Basta. Cosa c'è? Con chi parla? Sei paranoica. Chef. Chef, siamo in onda. Quando mi avresti visto con un'altra, dai? Guarda. Siamo in onda, con chi sta... Chef, con chi sta parlando? Con l'indivia. Con l'indivia? Sì. Sta parlando con l'indivia. Proprio tu. Sì. Ma te l'ho detto già mille volte. Ma cosa? Con la melanzana è solo un rapporto di lavoro. Ma adesso non mi dica che è gelosa, la prego. Vuoi vedere il messaggino? Non puoi. Vuoi vedere il messaggino? Non ho il cellulare con me, va bene? Meno male. Non posso, è facile così, eh? Ma cosa? Ma no, io non... Lasci stare l'indivia, cerchiamo di parlare, eh? No. Lasci no. stare. Non la difenda, per favore. No, ma non la sto difendendo. Perché io fa sempre così? Ma l'indivia? Prende le simpatie della gente, poi passo io per quello cattivo. Ma no, non si preoccupi, noi non la prendiamo per cattivo, però non parli. Sai cosa ti dico? Ma chi... Ti ho preso in quell'orto, che non eri nessuna. Ma cosa fa? Ti ho portato in televisione. Ma guardi che... Ma se continui così, io in quell'orto ti ci rimando, hai capito? Ma è insalata. Finirai a fare la comparsa in una pericena. Ma lasci stare... Mamma mia. Ho data l'invidia la migliore soia della mia vita. Non ho detto gioia, ma soia. Va bene, senti. E lei in cambio come mi ha ripagato? Non ci interessa. Rilasciando solo chili e chili di mescazzirone. Cos'è il mescazzirone? Lo sai cos'è il mescazzirone? No, non ne ho la più pallida idea, guardi. Fra crescere gli arti in punti impensabili. Aia, no, addirittura. Perché a me è andata ancora bene. Sì. Ah, nella schiena. A un altro mio amico. Sì. Braccio nella schiena, vabbè. È cresciuto un piede sotto il mento. Poverina, va bene. Senta, io però io capisco, magari non vuole fare la ricetta di oggi visto che è arrabbiato con l'indivia. No, andiamo avanti. Ok. Basta ignorarla. E poi me, certo. Il piatto di oggi si può fare solo in questo segmento temporale. Anzi, mi faccia verificare, mi scusi. Okay. Perché lei misura il tempo con la meridiana? No. Ho anche un Rolex d'oro massiccio, ma lo tengo in una cassetta di sicurezza. Comunque, la meridiana mi dice che il segmento temporale è quello giusto, come insegna la cucina tempista. Cioè, cos'è la cucina? È un tipo di cucina che consiglio a tutti. Sì, tratta di cucinare e mangiare piatti secondo determinate condizioni orarie. Per sfruttare al meglio la rotazione di madre terra. Ecco, mi pare un po' complicato, però. No, basta prenderci la mano, segnarsi su una tabella. Io ad esempio, quando ero tempista, ai miei figli, il primo glielo facevo mangiare alle 6:30 di mattina, il secondo alle 2:15 del pomeriggio, e la frutta alle 4 di notte. E gli ha fatto bene? Oh, sì. Ah, boh, ecco, sì. A San Patrignano, dove sono ospite da 2 anni, mi dicono che hanno la glicemia perfetta. Vabbè, se hanno la glicemia perfetta, siamo a posto. Comunque, ringrazio la meridiana. Sì, vabbè, grazie la meridiana. Grazie Mary. Sì, vabbè, Mary. Vabbè. Basta. Anche di lei sei gelosa, certo che la guardavo, per forza la guardavo. Ma lasci stare sta stinciolata. Io lo dico anche lei, per favore, che era un'occhiata innocente, la prego. Ma non mi mette in mezzo tra lei l'indivia. Si ricordi il mescazzirone, eh? Oh, ok, va bene. Allora, senta, signora indivia, guardi che non c'è stata malizia, posso garantire. Sentito, signore? Bene. Sì, ecco, speriamo che sia tutto a posto. Ora, se vuole dirci la ricetta così... Questa sera prepareremo degli apparenti involtini... Sì. Di vere zucchine grigliate, con quasi carne e bocconcini di deliziosa illusione ottica di stracchino e 5 continenti. Non ho capito bene. Ha detto illusione ottica però, sì, l'ha detto. In realtà è una palla di anacardo fermentato che se la tieni lontana una decina di metri e la fotografi con il filtro giusto sul cellulare. Sembra stracchino. No, sembra anacardo fermentato uguale. Però almeno il gusto è simile a quello dello stracchino, il gusto. Così. Più alla muffa rappresa, più alla muffa. Cosa ha detto? Uffa che attesa. Dunque, la meridiana... Ci dice che dobbiamo cogliere l'attimo per gli ingredienti, che sono belli, pimpanti. Sì. Eccoli qui, ora ci mettiamo sopra un po' di sesamo. Sì. Non voglio sfere perfette. Ah, no. Adesso noi ci mettiamo un po' di sesamo, eccolo qua. Ecco, per fare... Così sembra l'Africa. L'Africa? Sì, sembra l'Africa, infatti. Da cosa lo capì? Si sente...
Se si mette il l'orecchio si sente vicino alla pallina, cosa sente? Sembra l'Africa, va bene. Prendiamo questa pallina, sì, ci mettiamo un po' di nocciola, e così diventa l'Europa. La nocciola del Piemonte. Si avvicina all'orecchio, si sentono proprio i suoni degli abitanti di Alba. E quali sono? Ti piace la menta? No, non faccia così, poi... non prenda in giro. Non credo. Oh. Vabbè. Poi col cardamomo facciamo l'Asia. Anche l'Asia. Mi raccomando, sì, non esagerate col cardamomo, perché se preso in dosi eccessive e rilascia un enzima così pericoloso che nessuno ha avuto il coraggio di trovargli un nome. Addirittura. Sì, guardi, un mio amico una volta assunto troppo di questo enzima e gli si sono saldate le gambe. Saldate. Ma attorcigliate. Le gambe. Sì, così tutto, mentre le braccia si sono bloccate così. Aia. Poteva solo muoverle in questo modo. Mamma mia. Infatti ora fa, come lavoro, fa il cavatà più umano in un'enoteca. Beh, certo, giusto. Però, senta... È terribile. È terribile. Una curiosità, qual è la tecnica per ottenere il formaggio dall'anacardo fermentato? Allora, ci sarà... Sì, le pilloline per far innescare la fermentazione dell'anacardo. Sì. Abbiamo usato fermenti lattici, senza latte ovviamente, cioè? Sono un toccasana per le funzioni intestinali. Sono proprio... Figuriamoci poi il piatto finito che fa ancora più cagare. Come? Cosa ha detto? No, dicevo, una volta finito il piatto lo lasciamo ancora decantare. No, ha detto un'altra cosa. Mi raccomando, prima di mangiarlo... Accertatevi che il vostro segno zodiacale sia compatibile. Il segno zodiacale, cosa c'è? L'anacardo lo possono mangiare tutti i nati sotto il tofu ascendente miso. Ma chi cos'è? Che? E quelli del farro con cardamomo in seconda casa. Ma che segni sono? Sono segni vegani. I segni vegani. Noi abbiamo detto basta al maltrattamento degli animali nello zodiaco. Ma chi li maltratta? Se lei fosse un toro. Non le piacerebbe certo se le entrasse Plutone. Ma no, ma è un modo di dire. Glielo assicuro. Ma cosa dice? Bene. Manca poco al termine del piatto. Meno male. Ecco. Due o tre mesi di tempo. Due o tre mesi. Il tempo necessario per preparare la quasi carne. La quasi carne? Sì, che la cos'è? Quasi carne che in realtà è cos'è? Questa. In realtà si tratta di seitan pressato. Sì. Che ha uno sguardo superficiale sempre proprio manzo. Ah, no, che buonissimo è la carne di manzo, mamma mia, con quel suo gusto pieno. La carne di manzo è buonissima. Lei fa sempre il solito giochino. Quale? Che dice le cose buone, a me viene la bavetta, l'ho capita. No, ma si figura, no, ma tra l'altro la carne di manzo non è nemmeno la mia preferita, perché io amo di più quella di maiale, no? Parli. A me piace molto la carne di maiale, sale, bracciole... Cosa fa? Mi copre questa con ricetta, la radio. Dicevo, con pseudo stracchino, con l'anacardo fermentato è facile. Mi copre con la radio. Spaghetti, pollo e salatina, una tazzina di caffè. Ma va a cagare, buon gusto. Come? No, dicevo, per cucinare ci vuole gusto, grazie. Ecco. Andrea Zalone! Ciao amici delle meraviglie, com'è andata? Vi siete divertiti? Siete felici? Qualche rimpianto? Adesso vi lascio, devo comprare una bicicletta e allora il mio commercialista mi ha detto che devo aprire una società fantasma alle Seychelles però. Panama è già morto, è vecchio. È stata una puntata molto complicata e devo assolutamente, lasciatemi ringraziare la regia, Massimo Fusi e Lorenzo Colussi, il montaggio. Adesso, come l'ho fatto subito dopo Bersaglio Mobile con Enrico Mentana che intervista il nipote del Joker. Sto scherzando, Enrico, so che lui è lì che ci guarda. Naturalmente sei un professionista serio, Enrico. A venerdì prossimo, vi voglio bene. Ciao. Silvano Belfiore Ben. Ciao.
Tiziano Ferro con la Maria Elena Boschi. Noi facciamo tucchetin per tucchetin. Forza fattevi sotto, forza fattevi sotto. Perché devo anche interpretare da Renzi, eh? Caccino a calcio. Mamma mia, un canto gregoriano. L'hai visto lo formigoni con le iene? Sì. Aia, ma no. Sbollalo un po'. No, aspetta. Prendilo la sberla, dai. Prendilo, non aspettartelo. È teatro. E tu dammi. Ok, io non mi giro, vabbè. Alla fine proprio... ammazza tutti i giornalisti alla fine. L'ho colpito, cazzo, mi dispiace da morire. No, ti giuro, non mi fa male, veramente. Prima che gli italiani ci cacino a calzoni.